dove voi siete partiti in quarta dicendo che era impattante. Ah no? La prima cosa che abbiamo fatto è la proposta dove si può iniziare a discutere. Sì, sì, ma la prima considerazione che ho sentito, il chiacchiericcio, l'ergociare. Hai capito? Ma sì, ma Andrea. Abbiamo fatto un po' fascio. Scusa, no, no, io non faccio nessun fascio, Andrea. Leggo, faccio e disco e mi rendo conto che la prima considerazione è l'impatto. Ma l'abbiamo ridotto. Ma torna a dire, l'onorato, non è la situazione, onorato e quanti altri vorranno venire qui, e a prescindere il discorso, nessuna intenzione di cementare il molo delle ferrovie, a prescindere che un molo delle ferrovie non sarà mai cementato nella vita poiché per uso militare. Ma non è che lo dico io, lo dice la legge. Cioè in sostanza il molo che verrà lì, se le ferrovie riteranno di tenerlo, come stanno tenendo adesso, come ritengono ora Andrea al 5 di gennaio, è molo militare e non si può toccare ora, poi non vorrà dire che lo cambierà. Sì, l'altro c'è l'altro che onorato intende fare i suoi investimenti, dove noi li stiamo caldeggiando, ma le nostre competenze, oltre a dire, a dare la nostra disponibilità, è lì resta, poi va attraverso il Ministero dell'Autorità Portuale. Questo è l'adeguamento del porto per far arrivare nuove compagnie. Questa è la prima cosa, che non è in contrasto con un'approvazione futura del piano regolatore. Questa è la prima verità da concretizzare. Secondo, si disse che a novembre si sarebbe potuto approvare il piano regolatore in consiglio perché stavamo aspettando delle risposte. Perché, come ho detto, noi le idee le abbiamo chiare, non ci siamo presi una pausa di riflessione, stiamo soltanto aspettando la certezza di alcune autorizzazioni. Cioè, se Golfo Aranci dovesse diventare un polo turistico d'eccezione come noi speriamo, allora ci si dovrà incontrare e decidere di fare del porto questo. Se Golfo Aranci non potrà avere queste autorizzazioni per poter diventare un polo turistico d'eccezione, allora porteremo avanti quest'altro piano regolatore. Questa è la situazione, non è che ci stiamo fermando a riflettere, ci stiamo fermando e stiamo aspettando queste autorizzazioni per avere questa certezza. Volevo chiarire questo. E quando incontrammo la popolazione a ottobre, io dissi proprio questo, dissi la nostra volontà è quella di far diventare Golfo Aranci paese turistico. Nel caso in cui si riuscisse a ottenere questo risultato, dissi al presidente dell'autorità portuale, è probabile che stravolgeremo questa idea di piano regolatore. Dissi queste parole. Quindi non è che è una cosa così strana. Quello che sto dicendo oggi l'ho detto a ottobre, non ho detto cose diverse. Ho detto proprio queste cose qua. Volevo soltanto velocemente, che tipo di autorizzazioni intendi? Autorizzazioni, come tutti stiamo pianificando il PUC, stiamo pianificando quello. Non è quello portuale. No, non è quello portuale. No. È del resto, capito? Le autorizzazioni per capire se si può. Cioè, se Golfo Aranci. Chi è contrario? Chi si astiene? La proposta è respinta. Punto promosso su richiesta del gruppo Il Mio Paese. Presidente, chiedo la parola. Prego, Viola. Allora, questa literata 2 penso che tutti quanti la conosciamo, ma sicuramente non a fondo e non nel dettaglio. Penso che sia una delle storie più brutte di Golfo Aranci e dell'amministrazione del territorio pubblico comunale. L'epilogo è stato la sentenza della Corte di Cassazione del 2007, come ben sapete, dove ha statuito quindi in maniera definitiva le due pronunce precedenti, quindi di primo grado e della Corte d'Appello, dove è stato riconosciuto il reato di lottizzazione abusiva, come ben sapete, e a seguito di questo sono stati confiscati i beni e quindi un patrimonio ingente, oltre alle aree anche 93 unità immobiliari, da come risulta
da, diciamo così, la relazione allegata al bilancio consuntivo del 2009 predisposto dal commissario regionale. La vicenda, appunto, come dicevo prima, è brutta ed è, diciamo così, anche articolata. Tra l'altro, se non so se tutti quanti hanno avuto la possibilità di leggere anche un'altra citazione che è arrivata da poco in comune, ripercorre un po' le fasi delle vicissitudini di varie amministrazioni. E di certo un po', secondo me, lascia molto perplessi. Io, ripeto, sono consigliere comunale da poco, da 3 anni, e questa vicenda, leggendo nel dettaglio gli atti, veramente ti lascia un po' esterrefatto, perché vedere la gestione della cosa pubblica in una determinata maniera, sicuramente, penso agli occhi di tutti, non lascia una bella immagine all'opinione della gente, non lascia una bella immagine al paese e alla collettività. Perché naturalmente queste sentenze poi sono pubblicate, vengono rese pubbliche naturalmente, e tutte queste situazioni emergono, anche se magari a distanza di un po' di tempo. Ora, ci sono stati, diciamo così, in questi anni anche responsabilità appurate da parte di singole amministrazioni, lo sappiamo tutti, ma forse l'errore più grosso in questi anni, da quando si è iniziato a parlare della lottizzazione abusiva commessa a Terratta 2, è stato quello che l'amministrazione Memmoli, con la sua giunta, ritirasse la costituzione di parte civile. Io penso che questo sia stato una vergogna, perché ricordiamoci che la parte offesa, ricordiamoci sempre, è la popolazione, in questo caso, in questo reato, la cittadinanza, la collettività. La costituzione di parte civile permetteva al comune di ottenere il risarcimento dei danni cospicui causati da una gestione del territorio difforme dalle normative urbanistiche vigenti. Questa era una cosa importantissima, e dobbiamo riconoscere il merito al sindaco Barrera di aver denunciato questi fatti, e ne era in giunta, e lo merito anche a Sebastiano Meloni per aversi poi per aver costituito parte civile a quell'epoca. C'eri anche tu, se non ricordo. Quindi questa fa capire come alcune vicissitudini abbiano danneggiato il paese e la propria collettività in una maniera, diciamo così, importante, gravosa, perché si poteva ottenere, a seguito di questo, appunto, riconoscimento dell'autorizzazione abusiva, un risarcimento dei danni che potevano essere utilizzati, si quantificano circa 2 miliardi delle vecchie lire, quindi, ripeto, soldi che potevano essere utilizzati dalla collettività e per la collettività, per fare opere di ogni genere. Un'altra cosa, se poi si va a vedere sempre nel dettaglio, c'era una fideiussione che il comune aveva per questa lottizzazione, che non è stata mai escussa, che erano di 2 miliardi sempre di vecchie lire. E questa è un'altra responsabilità delle amministrazioni precedenti. Quindi ci sono state, e ci sono, perché tuttora, ripeto, c'è stata un'altra citazione che chiama in causa il comune per responsabilità diretta, dove ci fa spendere in continuazione soldi per una cattiva gestione della cosa pubblica. E questo, ripeto, sempre a danno delle casse del comune e di tutti i cittadini. E questo è un fatto importante. E penso che da oggi si debba parlare in maniera approfondita di questo argomento, perché ci sono cittadini che attendono risposte, proprietari di terreni che attendono risposte, inquilini, condomini e quant'altro. È una serie di preoccupanti problemi che si sono poi incardinati. Ora, per andare poi a stringere per quello che noi interessa in questa discussione, ci sono poi, tra l'altro, ripeto, delle problematiche che devono essere poi subito risolte. Allora, a seguito della sentenza della Cassazione nel 2007, noi, 2 anni fa, della passata opposizione, chiedemmo appunto che quegli immobili confiscati venissero trascritti, perché era un atto dovuto. Ciò non accade, intanto che l'amministrazione non si sciolse, ma lo fece in maniera puntuale, precisa, il commissario regionale, dimostrando che ciò poteva essere fatto immediatamente, perché era un obbligo di legge. Semplicemente. Ecco, adesso voglio entrare poi nella questione politica e poi affrontare la questione finale della mia discussione, del mio intervento. Si iniziò con una costituzione di parte civile, si tolse. In questo caso la maggioranza, per fortuna o per sfortuna, è cambiata, quindi non c'è più un legame con l'ultima amministrazione.